Un 2015 i cui dati non sono ancora definitivi, ma sicuramente è stato l'anno che precede la svolta per Ansaldo Energia. L'azienda con sede a Genova sta per acquisire la parte dedicata alle turbine a gas della società francese Alstom, comprata da General Electric con l'obbligo di cederne una sezione per evitare di compromettere la concorrenza del settore. No, siamo vicino alla conclusione, il ritardo dovuto sostanzialmente all'enorme mole di documenti, di scambi, di relazioni e teniamo conto che ci sono di fatto tre parti coinvolte, la General Electric, noi e la Comunità Europea e quindi ogni volta il processo si è rivelato più pesante proprio in termini fisici e documentali di quanto non supponessimo. Quindi il ritardo è sostanzialmente dovuto a questo, ora qualche settimana ancora e pensiamo di portare a compimento questo accordo che sicuramente per Ansaldo Energia ha una valenza assolutamente strategica, ci proietta a diventare un attore internazionale campo della tecnologia, due prodotti, due tipologie di prodotti sono complementari, non sono sovrapponibili, ci apre spazi futuri nell'attività in manutenzione, quello che noi chiamiamo il service, nella vendita di nuove macchine, anche in paesi con cui oggi avremo difficoltà con il nostro prodotto ad andare perché richiedono potenze superiori di quello che avevamo. Questo quindi è sicuramente un completamento di un percorso strategico che Ansaldo Energia ha fatto con l'acquisizione, con la parte di acquisizione del 40% da parte della Shanghai Electric, per accedere al mercato cinese e viceversa loro per avere la tecnologia, questo proietta Ansaldo fra, pur manendo dimensioni contenute rispetto ai grossi attori tecnologici internazionali. Siamo soddisfatti assolutamente. Con questa acquisizione Ansaldo Energia avrebbe bisogno delle aree ex Ilva, ma c'è un problema. Lato istituzionale, lato firma del contratto, siamo abbastanza vicini a chiuderlo. Sulla domanda se poi Ansaldo Energia potrà restare su quest'area è comunque legata al fatto che alcune richieste di norma prevedono che non si possano fare, si debba fare verifica del terreno sottostante e se il terreno dovesse risultare inquinato. La posizione di chi le parla è che se è compatibile la risoluzione del problema in termini temporali di costi a quello che sono le nostre prospettive di realizzazione sull'area del capannone, non ci rifiutiamo di farlo, ma quindi devono essere limitati i costi e limitati i tempi. Ma se non fossero compatibili siamo necessariamente costretti a rinunciare all'ottimo lavoro fatto finora da parte dei commissari nostri e delle istituzioni per dire andiamo altrove. Altrove appunto è fuori da Genova, anche per questioni legate alle concessioni portuali. Questo può essere una conseguenza, uscire fuori da Genova, perché quando uno poi sceglie, deve scegliere, specie non avendo un consiglio di amministrazione e dovendo rendere conto ad azionisti, sceglie la soluzione migliore. In questo momento, se Ilva potesse diventare opera realizzata, sarebbe la soluzione migliore. Se Ilva decade, dobbiamo scegliere la soluzione migliore. La doppia carica in Ansaldo Energia e Confindustria Genova consente a Zampini di guidare una missione in Iran il prossimo aprile. Diciamo che Ansaldo Energia è presente da quasi 50 anni in Iran, quindi la mia carica in questo momento di presidente dà un vantaggio a Confindustria per le relazioni che Ansaldo Energia ha nel territorio. Infatti, in base a questi ragionamenti, al fatto che i paesi di questo tipo è difficile affrontarli per le piccole imprese in maniera separata, siamo messi a disposizione la nostra conoscenza e anche le nostre reti conoscitive per poter creare una missione di Confindustria Genova in Iran nel prossimo mese di aprile su alcuni settori che abbiamo individuato come settori di maggiore interesse, cioè il settore dell'energia, il settore delle acque, ci sono addirittura il settore alimentare per alcune volte può essere interessante. Quindi diciamo che in questo caso il doppio ruolo aiuta. Ci aspettiamo non di diventare, voglio dire, attori fondamentali, ma sicuramente di poter occupare uno spazio che l'Italia, ricordiamo, ebbe con l'Iran, perché l'Italia era secondo o primo alcune volte esportatore verso l'Iran prima delle sanzioni.